Everything will go wrong to the bad and the corrupt. Everything will go wrong to the bad and the corrupt. Salve, mi chiamo Sergio Belforti e sono un collaboratore della rivista Ma'adat, che vorrebbe creare un ponte tra scienza, conoscenza e religione. La mia parte scientifica è la medicina, perché la esercito da quasi 40 anni come medico di famiglia, pediatra e dietologo. Nel corso degli anni mi sono reso conto che l'approccio della medicina è limitato, nel senso che non tiene conto di alcune cose. L'ho scoperto quando ho avuto un ictus alla giovane età di 32 anni. Allora mi sono stato indagato sui fattori di rischio, ipertensione che non c'era, fumo che non c'era, obesità che non c'era, eccetera, eccetera, e non è stato trovato nessuno di questi fattori, salvo che l'ictus mi è arrivato, perché l'ho scoperto negli anni. Ho scoperto che si doveva tenere conto anche dell'ambiente, dei sentimenti, delle emozioni, delle esperienze personali. E questo perché? Perché ho scoperto che la medicina non tiene conto della seconda parte di cui noi siamo fatti, cioè lo spirito, tiene conto solo del corpo. Invece noi siamo corpo e spirito, e se le due parti non vengono messe in connessione e non vengono trattate entrambe, il benessere, la guarigione non arriva. L'ho scoperto, credo, mediante la sincronicità. Nel senso che sono stato guidato attraverso le mie esperienze a capire queste cose. E questa sincronicità avviene se peschiamo negli archetipi dell'inconscio collettivo, come ci ha spiegato Jung. Questo modo di procedere mi ha portato a Dio, e qui ho scoperto che c'è un grande disegno per ognuno di noi, un grande disegno universale, e se noi ci adeguiamo adesso, tutte le cose coopereranno per il nostro bene. Questo lo dice Paolo ai Romani. Vorrei chiudere con un esempio attuale. Oggi siamo in preda di questo nemico, cosiddetto nemico sconosciuto e molto, molto inquietante, che è il virus SARS-CoV-2, di cui, a ben dire la verità, non conosciamo l'origine. C'è chi parla di salto di specie, c'è qualcun altro che parla di manipolazione, addirittura un premio Nobel. Noi non lo sappiamo, io non lo so, mi rimangono i dubbi, ma a questo punto chiudo perché non lo so. Quello che so è che se noi ci adeguiamo a questo disegno, che probabilmente c'è in corso anche oggi, possiamo cogliere degli aspetti positivi. Sì, siamo chiusi in casa da tanto tempo, ma potremmo migliorare la nostra vita in famiglia. Forse ci rendiamo conto che abbiamo esagerato con gli attacchi alla famiglia e potremmo migliorarla. Oppure abbiamo esagerato con i disastri ambientali. Io vedo un'aria così pulita che non avevo mai visto da decenni. Quindi stiamo in mezzo alla natura, al sole, al verde, una cosa meravigliosa. Abbiamo del tempo in più per meditare. E cosa dovremmo meditare? Forse non dei segni che stanno accadendo e che preannunciano la venuta di Gesù? Forse sì. Everything will go wrong to the bad and the corrupt.